Ciao e benvenuto al nuovo appuntamento di Groove di Harmony. Siamo arrivati a questo quinto appuntamento e oggi ci occuperemo della tecnica del walking bass. Negli scorsi episodi abbiamo avuto modo di acquisire delle conoscenze teorico-armoniche, le abbiamo integrate all'interno del nostro playing e abbiamo esaminato anche alcune tecniche di accompagnamento come il basso alternato, sviluppando anche la padronanza nell'utilizzo del finger picking e di posizioni accordali lungo tutta la tastiera. Ecco, è arrivato il momento di sintetizzare queste conoscenze. Le triadi, la disposizione di queste lungo il manico, gli approcci cromatici, al fine di costruire un nuovo accompagnamento proprio tramite la tecnica del walking bass. Come il nome ci fa già intuire, è una tecnica che ereditiamo direttamente dai nostri amici bassisti, che però può esserci utile sul nostro strumento in contesti ad esempio di duo, una chitarra e voce, un duo di chitarre, o perché no, una performance appunto di solo chitarra. È una tecnica sicuramente molto familiare ai chitarristi jazz, blues, e ti consiglio fin da subito di approfondire lo studio di questa tecnica imparando dai grandi, contrabbassisti, bassisti, e poi sicuramente ti consiglio di ascoltare molto chitarristi come Charlie Hunter, ti consiglio di ascoltare sicuramente Joe Pass. Ok, passiamo quindi subito ai primi tre esercizi. Ti mostro tre pattern costruiti su famiglie di accordi diverse, il primo su un accordo maggiore settima, il secondo su un accordo di settima, il terzo su un accordo minore settima. Ecco, come già hai potuto intuire, sarà estremamente importante per costruire una linea di basso efficace pensare sempre alla costruzione dell'accordo, appoggiarci quindi sulle note forti che costruiscono la triade o la tetrade e su queste naturalmente poi iniziare anche a applicare dei concetti armonici più estesi, avvalerci di cromatismi, di sostituzione di tritono. Tutto finalizzato a creare delle linee di basso che siano sempre più fluide, che seguono il flusso dell'armonia e del groove. Passiamo quindi a un secondo esempio, in cui invece ti mostro una progressione 2-5, poi risolverà appunto sul primo Fa maggiore. Anche in questo caso ho cercato di costruire una linea di walking bass che si appoggiasse sulle note forti degli accordi, con la presenza appunto di alcuni approcci cromatici. Raggiungi la nota target dal semitono prima o dal semitono dopo. Mi raccomando, in questa prima fase di studio esegui gli esercizi molto lentamente, cerca di analizzare step by step tutti i movimenti che stai coinvolgendo nell'esecuzione della tecnica, quindi della mano sinistra e della mano destra. Potrebbe essere d'aiuto inizialmente suonare solamente la linea di basso e successivamente introdurre anche l'accordo. Passiamo a questo punto al quinto esercizio. Ti mostro un blues in do accompagnato proprio tramite la tecnica del walking bass. Come avrete potuto notare, l'accompagnamento è stato costruito su una linea di basso di walking bass che naturalmente seguisse la progressione di accordi della struttura. E in realtà ho seguito la parte armonica con delle piccole forme accordali. Ecco, cerca di entrare in questa mentalità. Dividi un po' le due linee su cui stai lavorando. Cerca di avere un pensiero ritmico, un pensiero bassistico proprio sulla linea che stai costruendo di walking bass e un approccio più pianistico sulla parte degli accordi. Cerca di limitare anche le forme accordali, non servirà espletare tutto l'accordo, ma basteranno poche note per andare appunto ad abbellire
il nostro accompagnamento e per mantenere lo sviluppo e il senso armonico. Gli esercizi che ti ho mostrato sono stati eseguiti con la tecnica del finger picking. Questo, ecco, credo che in un primo momento potrà aiutarti a memorizzare e a studiare gli esercizi. Però mi raccomando, segui sempre le tue attitudini. Potresti provare comunque a costruire delle nuove linee avvalendoti ad esempio dell'hybrid picking, quindi utilizzando plettrodita. Cerca, mi raccomando, sempre di partire dagli esercizi che ti ho fornito, da questi piccoli spunti di questa pillola didattica, per provare a costruire anche tu dei tuoi accompagnamenti e per, diciamo, dare massimo sfogo e massima libertà alla tua creatività. L'obiettivo di Groove the Harmony è sempre quello di fornirti dei piccoli spunti. Naturalmente pochi minuti non possono bastare ad esaurire l'argomento, però sono sicuramente sufficienti per accendere una lampadina. Naturalmente ti invito quindi a sviluppare gli esercizi opportunamente, tramite appunto il tuo insegnante, tramite dei libri. Ti invito, se vuoi, anche a seguire gli altri appuntamenti e i contenuti didattici che trovi nei miei portali. Sul mio sito web puoi scaricare gratuitamente il PDF e il Guitar Pro delle trascrizioni degli esercizi che ti ho mostrato. A questo punto non mi resta altro che salutarti, augurarti un buon lavoro e al prossimo appuntamento di Groove the Harmony. Thank you.